Suoni e sapori dal mondo, il progetto che il Circolo Arci Elio Gabalo ha realizzato in collaborazione con la CGIL di Fasano, ha proposto domenica 12 maggio l'appuntamento con l'aperitivo etnico, ovvero con la presentazione di ricette tipiche internazionali fornite da persone di alcune delle 44 etnie presenti a Fasano. Vediamo il servizio di Maristella Curri. Siamo presso il laboratorio urbano di Fasano in occasione del progetto Suoni e Sapori dal Mondo, in particolar modo dell'iniziativa dell'evento aperitivo etnico che si terrà questa sera appunto a partire dalle 19. Ne parliamo con Maria Grazia Pinto, a cui do il mio benvenuto. Maria Grazia, abbiamo già più o meno anticipato in una scorsa intervista di che cosa si tratta, ora lo ripetiamo per chi se lo fosse perso: che cos'è questo progetto Suoni e Sapori dal Mondo? Questo progetto è realizzato qui al laboratorio urbano all'interno di un'attività promossa dal laboratorio urbano insieme a Eco Non Solo, è finanziato dalla Regione Puglia. E il nostro progetto, appunto intitolato Suoni e Sapori dal Mondo, era un progetto volto all'integrazione.